queste giornate di caldo torrido è davvero difficile trovare un po' di frescura, a meno di non tapparsi in casa con l'aria condizionata. Ma se sono i brividi che state cercando, oggi ho quello che fa per voi, Layers of Fear. Abbiamo tra le mani un horror in prima persona sviluppato dalla casa polacca Blooper Team e rilasciato il febbraio scorso. Il focus principale di questo titolo è l'esplorazione, che ricorda lo stile dell'avventura grafica. Il nostro protagonista è un pittore dall'oscuro passato e dall'incerto presente, zoppo a causa di un grave incidente avvenuto anni prima, di cui troveremo traccia recuperando vecchie fotografie e ritagli di giornale. Perseguitato da allucinazioni e con una passione decisamente smodata per l'alcol, il nostro protagonista si troverà ad esplorare i cupi corridoi della sua grande magione, raccogliendo oggetti e risolvendo enigmi allo scopo di ricostruire gli eventi tragici che lo hanno portato a diventare un alcolista schizofrenico, con il blocco dell'artista. Tra jump scares, mobili che sembrano posseduti da poltergeist e stanze che cambiano sotto i nostri occhi, non sarà facile addentrarci per scoprire qualcosa di più sulla vita del nostro antieroe, anche se varrà davvero la pena farci coraggio e proseguire in questa storia inquietante e incredibilmente ben costruita. Il doppiaggio eccellente e la suggestiva colonna sonora aumentano l'immersione a livelli angoscianti e ci troveremo spesso a saltare sulla sedia, fra sussurri e scricchiolii. Purtroppo, nonostante la grafica all'avanguardia, non sarà una rarità avere pesanti cali di framerate, dovuti probabilmente a frequenti cambi di scenario. Layers of Fear è disponibile su tutte le piattaforme e sarete felici di sapere che finalmente vi ho portato un titolo che supporta i sottotitoli in italiano. Quindi non avete più scuse per non giocarlo, se ne avete il coraggio!